amici, buongiorno. Con un paesaggio così non posso che documentare con un video, perché qua possiamo quasi dire che sono quasi eventi eccezionali, perché sono anni che non vediamo più la neve. Diciamo che non ne ha fatta tantissima, però il paesaggio è molto bello. Dopo vi porto magari su al podio dove c'è un po' più di neve. Porto a vedere il lago innevato, spero che non rimango impantanato, ma qua col bolide nessun problema. Perché se no non vedo più niente. Qua vedo dura salire. Disastro. Sta scaricando il tetto. Scesa, boh, dai, rattoppa un po' la stagione 2022-23. Qua queste grotte naturali, questo si chiama macin, comunque pietra qua dovuta all'erosione. Una volta mio padre, i vecchi qua del posto, tenevano le foglie e le venivano a prendere in inverno da mettere sotto gli animali. Vedete, lì c'è addirittura una costruzione, era un riparo, mettevano dentro tutte le foglie. Adesso l'edera, la natura ha preso il sopravvento. Mi porto magari fino al podio, andiamo a vedere il podio innevato, anche se l'ho già visto più volte, ve l'ho già fatto vedere più volte. Vedo qua uno che mi offre il caffè. Questo è il mio genero, il marito di Giulia, così vi faccio anche vedere il suo merlo. Lui non vuole essere ripreso da essere visto su YouTube. Ciao Willa, paga il caffè? No, il suocero paga il caffè, ma. Allora prendo il portafoglio. L'abbiamo preso e gliel'ho scroccato a Ilario. Ma vi faccio vedere il merlo. La palla l'ho messa grossa, va per togliere neve. Questa qua, se la neve è molle, lo fa girare duro. La palla gommata del comune che si è fermata, non parte più, guardo se ho i cavi, gliela facciamo partire. Sembra che era solo un problema di morsetti. Provo un po' a farla partire. Ah, perfetto, vedi, già sistemato. Meglio, andavamo a scuola assieme 40 anni fa, vero? Azienda professionale AFP, Lesun de Garnet. Andrò poi un giorno anche da Garnero a fare un video sulla costruzione degli spartineve.
Si è aggiornato Mariuccio alla Grangetto, la via le pulito. Da sera. Che andiamo 4 ballo. Andiamo fino al podio, dai. Poi se fa la strada andiamo da Mariuccia. Dove ci sono i ripetitori Vodafone Team, sarebbe Castelgiolitti, Mariuccia della Grangetta. È un pelo più in là, non si vede perché ho gli alberi qua, questo costone davanti, là sulla rocca dei Rubi. Questo è Rio, la frazione di San Damiano. Il ponte che attraversa il Maira, qua è San Damiano. Questa è la parte nuova. Adesso mi sposto più in alto così si vede meglio. Quello di qua, questo è San Damiano, lì la chiesa della Crusave, l'ho già fatto vedere l'altro giorno. Mi pare che sia sconsacrata. C'è tutta la parte, diciamo, un po' più recente di ville. La chiesa parrocchiale di San Cosme e Damiano. Dopo vi porto poi ancora, prima di chiudere il video, alla chiesa di Sant'Antonio, che è quella lì, guardate, carina, gialla, rossa. E lì, perché noi a San Damiano abbiamo Cosme e Damiano come santi, però si fa la festa patronale di Sant'Antonio a giugno. E adesso andiamo su al podio, fare un giro per la borgata del podio con la neve. Posizione da Sanat Farcou, si vede anche molto bene la diga, ve l'ho appena fatto vedere l'altro giorno, ma fai stairs. Guardate la chiesa qua di San Mauro. Qua c'è una macchina parcheggiata coperta di neve, si vede che non sono riusciti a salire. Qua se non è un 4x4 non sali, ma a parte quello, io che ho girato abbastanza ultimamente, se devo dire, noi qua non abbiamo delle strade con pendenze come c'è nella Bergamasca o in Val d'Aosta. Proprio qua se sento ancora uno dire che la strada sale, dico hai ancora visto niente. Ci sono posti dove sono stato a Bergamo, sono andato da in 2-3 posti, allucinante. Un attimo la macchina qua, non penso che dia fastidio, e vado a farmi il giro per la borgata. Ma qualcuno ha già tolto la neve. Non ci sarà Giorgio che l'ha fatta la strada per andare al caseificio. Devono portarsi giù il latte dalla stalla, che dopo vi faccio vedere. Abbiamo l'agriturismo, la Ciabro 100. Casa di mio zio, mio cugino. C'è un uccellino appeso alla parete, è andato via. Qua questo affresco è del 1906, Sant'Antonio, San Mauro, in memoria di Aymar Antonio. Penso che mio nonno si chiamasse Giuseppe, allora era Giuseppe, morto nel 63. Antonio potrebbe essere il bisnonno. Non ho mai chiesto a mia mamma di che poteva essere dedicato quell'affresco lì, o il bisnonno o il trisnonno, perché del 1906, non bisnonno.
Questa è la casa di mia mamma. Gli ultimi lavori che ha fatto mio papà, che l'ha restaurata. E lassù sul fondo, non vado, c'è la stalla degli ali freddi, la Ciabro 100. E c'è un cane che mi ha già visto. Vengo poi un giorno a fare il video con le capre. Non mi fai paura, sai? Tirato la camera, che oggi ho la cuffia di Civa Impianti. Saluto il mio amico Christian. Civa Impianti, fanno impianti di biogas, allestimenti nelle stalle e quant'altro. E prossimamente dobbiamo organizzare, andrò poi a fare qualche video, qualche reportage in stalle dove hanno lavorato loro, vi faccio spiegare bene il funzionamento del biogas e quant'altro. Ciao Christian! Cadinobi! Saluto Gianluca che segue tutti i miei video, Gianluca Piola. Ah, qualcuno ha fatto la strada anche qua, boh. Non so se c'è gente che ci abita, non credo. Qua c'è il parco giochi, tutto sommerso dalla neve. Facciamo il giro. Ecco, se qualcuno vuole comprare casa qua, questa è in vendita. 339-8036-750. Enorme, questo era un portico, un fienile, mi ricordo da piccolo che portavamo il fieno con mia nonna, non so, è la proprietaria o i nipoti attualmente, questa anche in vendita, questa era la casa di Bettina, dei Savi. Sul retro della chiesa, oggi abbiamo serre del vallone di Foresti, quello sopra è caricatori, dov'è caricatori? Lì, e le altre sono nascoste, giù sullo sfondo là è Sant'Anna di Roccabruna. Qua la neve non è più stata tolta, ma fa niente, vado lo stesso. Ed eccoci sopra San Damiano. Ragazzi, che dire, guardatevi questo paesaggio, faccio ancora magari il giro della chiesa, perché d'estate sono tutti capaci a venire qua. Adesso sto pestando neve, mi bagno anche, hai solo da mettermi materiale invernale, però non fa niente, come si dice, asciuga poi di nuovo. Dicevo, d'estate qua sono tutti capaci a venire a fare il giro, d'inverno un po' di meno. Non c'è anima viva in giro, ho visto prima Caterina, però lei preferisce non parlare. Ecco giù c'è... Ah, qua sotto vedete, questi erano i bagni, i cagou, perché come dico già sempre, adesso siamo mezzi inglesi, adesso è diventato il WC, il water. Qua c'era il cagou, sia maschile che femminile, perché qui c'era la scuola elementare, si faceva fino alla quinta elementare. E mia mamma è ancora venuta a scuola qua.
Cartignano, giù sul fondo, tetti di Dronero, avanti. Quando è sereno di qua si vede il faro della stazione di Cuneo, la piazza della stazione dei treni di Cuneo. Ecco, questa è la frazione di Comeano, superiore e inferiore, Sutan e Subiran. Comeano, mi pare di vedere, ecco lì è Vacere. Vado poi un giorno anche a Vacere. A far vedere non sembra, guardate, arriva al ginocchio e andiamo avanti. Adesso faccio che chiudere qua il video, e se no diventano troppo lunghi vado a trovare Mariuccia alla Grangetta, vedo se riesco a farmi raccontare qualcosa su come fa i segreti. In Val d'Aosta li chiamano i secret per i vermi, che segna i vermi, come si dice. Cerco di farmi raccontare qualcosa da lei, anche dal fuoco di Sant'Antonio, che in tanti me lo avete chiesto. Spero che di beccarla nella giornata giusta, che non mi mandi a cagare a quel paese, e se mi racconta qualcosa, perché sono segreti e non, a volte non dicono niente. Ciao ciao, alla prossima. Dimenticato, vi avevo detto che vi portavo ancora a vedere la chiesa, la chiesetta di Sant'Antonio qua a San Damiano, e poi chiudo. Andiamo a vedere la chiesetta di Sant'Antonio. Ah, come vi ho detto, dal podio mi sono spostato qua alla chiesetta di Sant'Antonio. Guardate che carina, piccolina, molto decorata. Questa è molto visibile. Quindi adesso vado da Mariuccia della Grangetta. Ciao ciao, al prossimo.